Allora, riprendiamo dal punto in cui ci eravamo lasciati lunedì, in cui avevamo, fatemi fare un po' di zoom, non mi ricordo mai come si fa, avevamo commentato questo metodo, no? Nell'ultimo minuto della lezione di lunedì, avevamo commentato questo metodo che faceva accesso, metodo della classe che chiamavamo libretto, faceva accesso a v.punteggio, lasciamo perdere la sintassi della comprehension o quello che volete. Dentro questo metodo della classe libretto ho un oggetto, una variabile v, no? Che è un oggetto, in questo caso della lista voti, e quindi è un oggetto di tipo voto, e sto accedendo tranquillamente a un attributo di quell'oggetto. Quindi da un metodo di una classe sto accedendo a un attributo di un altro metodo. Questo viola, no, il principio di incapsulamento, che è uno dei principi della programmazione oggetti, in cui dice che le proprietà di un oggetto dovrebbero essere usate barra accessibili solamente agli oggetti della stessa classe. E altri oggetti di altre classi non dovrebbero poter vedere la diciamo così, struttura interna degli oggetti di classi diverse da se stessi. Scusate, controllavo solo che la registrazione fosse partita. Allora, questo in Python non succede, nel senso che per ogni oggetto tutti i suoi attributi sono pubblici in automatico. Okay? E questo significa che io posso leggere o modificare un attributo di un qualunque oggetto senza bisogno di chiedere permesso, quindi senza bisogno di avere dei metodi, no, appositi per poter leggere o scrivere un attributo che voglio che gli altri, di cui voglio che gli altri conoscano il valore, no? O possano modificare il valore. Questo è il comportamento di default, di base. Questo è il motivo per cui nella classe voto non abbiamo dovuto, qui abbiamo definito 5 attributi e non ci siamo preoccupati di creare getter e setter per questi 5 attributi. È vero che, diciamo, gli ambienti di sviluppo tipo, diciamo così, IntelliJ o Eclipse sono capaci di generare automaticamente questo codice, però qua non l'abbiamo generato, non ci serve. Okay? Questo significa che normalmente, è quello che c'è scritto qua, i getter e setter non sono previsti, non sono richiesti nella programmazione in Python. Cioè, volendo, anche in Java non ci sarebbe nessun divieto a definire una proprietà come public, però ci hanno insegnato, no, con, diciamo, con buona prassi, convenzione in Java, di definire proprietà come private e poi definire i metodi di accesso, no? Invece la prassi comune in Python è quella per cui se non c'è una necessità particolare non si creano metodi di accesso, ma si lascia che vengano usati direttamente i valori degli attributi in quanto pubblici. Quindi diventa una scelta ancora di più del programmatore. Se mi sta bene che questi valori qua vengano letti e scritti da altri, lo posso fare. Se invece li voglio controllare in un modo più fine, allora, adesso vi spiego come, posso invece andare a renderli quasi privati oppure, diciamo, a costruire dei metodi di accesso. In particolare ci sono delle convenzioni, sono basate su convenzioni, non su regole rigide, per cui se io do come nome di un attributo di una classe il nome di variabile che non comincia con un underscore, allora è come se dicessi è pubblico, fatene ciò che volete. Se io invece voglio riservare quell'attributo a me stesso dicendo guardate, tecnicamente è un attributo pubblico, ma poiché comincia con underscore ti sto dicendo per favore non usarlo, no? Sto dicendo ai clienti, agli utenti della mia classe, per favore quell'attributo lì non utilizzatelo direttamente. C'è un altro modo di accedere, è un valore interno che mi serve ma me lo voglio gestire io. Okay? Quindi questa è la convenzione. Se io voglio rendere
tra virgolette privato, un attributo, gli do un nome che inizia con underscore. Questo non cambia la natura di quell'attributo, perché se io scrivessi v.underscore qualche cosa mi darebbe comunque il valore, cioè quella variabile lì comunque continua a rimanere pubblico. Però questa convenzione, diciamo, ben consolidata, è visibile in certo senso quello che sto facendo, quindi se scrive punto underscore comincio un attimo a dire aspetta un attimo, forse non è il modo giusto, no, di usare questo attributo, magari c'è un metodo che mi serve, vado a vedere che metodo può esserci per accedere all'attributo stesso. E spesso l'ambiente di sviluppo vi dà un warning, cioè il compilatore no, lui tranquillamente va avanti perché è una cosa legittima, però l'ambiente di sviluppo vi segna quella riga in giallo dicendo verifica un attimo se stai facendo, se ciò che stai facendo è veramente ciò che volevi fare. Esiste poi una forma più forte di messaggio per rendere privato, no, un nome, un nome di una proprietà, è quello di mettere due underscore, no? Questo è una convenzione più forte perché viene effettivamente interpretata dal compilatore che dietro le quinte di nascosto modifica il nome di quella variabile lì. Quindi cosa succede? Se io definisco una variabile self.underscore underscore contatore, quindi non si vede tanto ma nel secondo caso ci sono due underscore, la variabile che viene realmente creata in realtà si chiamerà underscore nome della classe underscore underscore contatore. Ok? Gli cambia il nome, name mangling si dice, no? Mangle, cioè il trasforma, li paciocca, manipola il nome. Perché fa questo? Perché dall'interno della classe viene applicata comunque questa regola qua di mangling, e per cui io posso usare il nome underscore underscore attributo e viene usato normalmente. Dall'esterno della classe, se io provassi a chiamare v.underscore underscore counter, mi dà errore perché lui cercherebbe un attributo che si chiama underscore underscore counter, mentre in realtà l'attributo che c'è si chiama underscore nome della classe underscore underscore counter, che è diverso. Quindi dovrei proprio volerlo accedere a quell'attributo lì scrivendo v.underscore underscore nome della classe underscore, però chiaramente no. Non è che non impedisco a nessuno di poter vedere quell'attributo, Python non lo fa. Rendo più difficile o ulteriormente più difficile accedervi per errore. Ok? Può sembrare strano, diciamo, arrivando da un percorso di Java, ma nelle prime fasi della creazione del linguaggio Python c'è stata una grossa discussione su questo il consenso è stato che anche in Java, se vuoi, puoi leggere o scrivere un valore di un attributo privato usando i metodi della reflection, no? Quindi c'è un metodo class.getAttribute che ti permette di leggere un attributo di un'altra classe tranquillamente, in un modo un po' complicato. Quindi dice, tanto vale, la vera protezione non esiste in nessun linguaggio, è inutile rendere complicate cose quando non è necessario. Quindi questa è un pochino la filosofia che stava dietro. Però, al di là di tutto, qui noi abbiamo uno strumento molto semplice nel nostro costruttore per dire, guarda, quali sono gli attributi che in qualche modo vogliamo rendere non direttamente accessibili. Usiamo la parola privato, no? Tra di noi, no? Sapendo che privato vuol dire solo privato per gentilezza, non privato per forza. Sarebbero solamente gli attributi sui quali è necessario un certo tipo di controllo. Un attributo il cui valore magari non è sempre aggiornato perché dipende dal fatto che tu abbia chiamato un altro metodo per aggiornarlo, oppure un attributo modificando il quale deve succedere qualche cosa. Che ne so, immaginiamo, non ce l'abbiamo, ma se nella classe libretto abbiamo il proprio attributo voti, avessimo anche un attributo media, un attributo numero di voti, o un attributo, che ne so, il voto di laurea stimato, cose di questo genere, ecco, questi attributi avrebbero un valore che dipende dai voti che ho preso. E quindi cambiando i voti devono essere ricalcolati. Allora, in quel caso direi, no, attenzione, l'elenco dei voti non lo posso rendere liberamente modificabile da chiunque.
perché altrimenti poi il mio oggetto, le proprietà del mio oggetto diventano non più coerenti, perché ho dei voti che sono stati modificati, ma la media o i crediti mancanti alla laurea, eccetera, non sono stati ricalcolati perché mi hanno modificato i dati senza dirmelo, no? Allora, esistono ovviamente dei casi in cui preferiamo proteggere questi dati. Allora, nel caso ad esempio della classe libretto, a me verrebbe proprio da dire, ok, la lista di voti è una variabile interna. E quindi adesso in realtà la classe voti non la sta usando nessuno, no? Però, scusate, l'attributo voti non sta usando nessuno se non i metodi della classe stessa. Però a me verrebbe, visto che abbiamo, cioè, un metodo che calcola la media, un metodo che aggiunge, userei questa sintassi. No, qui sto dicendo, per chi vuole utilizzare il libretto, per favore non utilizzi direttamente la variabile voti. No, questo non ho cambiato nulla, ho solamente rinominato questo attributo, spero di averlo fatto in tutta la classe, quindi se faccio run in realtà continuo a stamparmi la stessa cosa di prima. Sì. Però se cercassi qua di stampare qua in fondo print mio libretto underscore voto, voti scusate si chiamava, vedete che l'ambiente di sviluppo mi dice, ma il PyCharm mi sta dicendo, stai cercando di accedere a un membro protetto della classe, di questa classe, no? Poi se io faccio run funziona, non mi dà errore come dicevo, e mi stampa il contenuto di quella lista. Però a livello di ambiente di sviluppo ho questo warning che mi dice, guarda, forse, no, chi ha creato la classe libretto non ha piacere, no, che tu vada a leggere o scrivere direttamente quell'array, ti avrà probabilmente dato gli altri metodi che noi non abbiamo ancora fatto, non abbiamo ancora implementato, ti darà magari gli altri metodi per poter accedere o modificare i contenuti. Per modificarlo ad esempio noi abbiamo il metodo append, e quindi non faccio un append direttamente, no? Così come noi abbiamo fatto giustamente libretto.append di voto e non abbiamo fatto mio libretto.underscore voti.append di voto 1. No? Che si deve, ho una classe, vado a prendere la sua proprietà e vado a modificare il valore di quella proprietà lì, che poi è ciò che fa il metodo append, ma lasciamo che lo faccia lui, perché poi se ha altre cose da fare per rendere coerente l'oggetto, lo può fare, no? Quindi questo qua no, non lo vogliamo fare, e questo non lo vogliamo fare perché significa appunto violare un pochino il contratto che abbiamo fatto con l'autore di questa classe, ok? E se, vabbè, il doppio underscore non andiamo a complicarci, e se invece li vogliamo i getter e setter? Perché magari veramente abbiamo un attributo che deve essere calcolato ogni volta, oppure quando lo cambio devo verificare, che ne so, cambiare il voto o cambiare la lode. Noi sappiamo già che c'è il vincolo che se c'è la lode il voto deve essere 30 e viceversa, se il voto non è 30 non può esserci la lode. Sono due campi interdipendenti. Leggerli non fa male, ma modificarli sì, nel senso che bisogna essere sicuri di modificarli in modo coerente, magari modificarli insieme, tutte e due, quindi avere un metodo unico che le modifica entrambi. Allora, se voglio creare l'equivalente di getter e setter in Python, lo posso fare con un costrutto che si chiama property, che funziona in questo modo. Allora, qui c'è una classe auto che ti dice, che ha un attributo, si chiama voltage, che dice, vabbè, quest'auto qua ha la batteria 12 volt, va bene. Ok? Dopodiché è un attributo che vogliamo rendere protetto, perché non è che posso così impunemente cambiare l'informazione sulla batteria da 12 volt a 18 a 24, va a sapere perché, no? Perché potrebbe non funzionare. Allora, voglio controllare l'accesso a questo attributo. Allora faccio tre piccoli passi. Primo passo, rendo l'attributo protetto, privato, cioè lo chiamo con l'underscore davanti. Quindi sto dicendo, guarda, quell'attributo lì non usatelo. Ok. Poi in parallelo creo, usando la notazione property, chiocciola property che vedete scritta qua, un attributo fantasma che ha il nome dell'attributo vero.
L'attributo vero si chiama underscore voltage, l'attributo fantasma si chiama voltage, che lo definisco come funzione. Quindi qua sto definendo di fatto un getter di un attributo che si chiama questo attributo voltage senza underscore davanti, e quando lo leggo mi restituisce il valore dell'attributo vero, quello privato. Ok? Con property definisco una funzione. La funzione è un getter, cioè restituisce un valore corrispondente a quell'attributo, e il nome dell'attributo pubblico, visibile a tutti, è il nome della funzione. Ok? Dall'esterno, quindi quando uso un oggetto di questa classe qua, scriverò semplicemente car.voltage, senza le parentesi tonde, cioè non chiamo il metodo, ma lo scrivo come se fosse un attributo, come se fosse un attributo pubblico. Semplicemente quel nome di attributo pubblico viene intercettato da questa property, da questa funzione, che in realtà viene eseguita lei, che poi restituisce il valore privato del dato, se vogliamo, oppure restituisce qualcos'altro, lì dentro può fare ciò che vuole. Per quello parlavo di un attributo fantasma o virtuale, cioè io uso C, se C è un oggetto di tipo car, C.voltage, mi sembra dalla sintassi di prendere un attributo come se scrivessi C.color, in realtà questo qui non si mappa su un attributo, si mappa su una funzione che viene chiamata, eseguita e ne viene restituito il valore. Questo è ciò che fa la notazione property, quello di creare questo, diciamo, attributo fantasma, virtuale, attributo overlay, chiamatelo come volete. E questo è il getter. Se io definisco una property in questo modo, avrò una proprietà read-only. Posso leggerla e non posso modificare, perché C.voltage non esiste, non lo posso scrivere, non esiste come proprietà vera e propria se cerco di modificarla. Se voglio rendere quell'attributo anche modificabile, devo definire anche un setter. E questo lo faccio con la seconda definizione qua sotto, dove c'è sempre la chiocciolina che dice sto modificando, no, è una notazione che modifica il significato, la semantica di una funzione che segue, dove c'è questa volta non si chiama property ma si chiama col nome della proprietà di cui vogliamo creare, appunto, in setter. Quindi la prima property crea una proprietà in lettura, la seconda funzione crea un setter per quella proprietà che normalmente non sarebbe definito. E in questo caso ciò che fa è prendere il parametro, questo è un normale metodo, self virgola l'argomento, l'argomento lo va a salvare nella variabile voltage, quella nascosta, quella privata, non prima di aver stampato un warning, fai attenzione che cambiare la tensione potrebbe essere pericoloso. Beh, è una stupidaggine che però ci stava in una slide. Ok? Quindi questo è il caso in cui, diciamo così, abbiamo le tre possibilità di fare qualcosa di particolare nel getter, fare di qualcosa di particolare nel setter, oppure proprio non definire il setter e quindi rendere una proprietà di tipo read-only. Se ci serve abbiamo lo strumento per farlo. L'utente della classe non si accorge di niente. Sarebbe complicato dire vabbè, quella proprietà lì la posso chiamare per nome e quell'altra invece devo scrivere get voltage o set voltage, mentre color lo posso usare senza, no, sarebbe abbastanza scomodo usare delle classi le cui proprietà a seconda di come l'ho definita si comporta in modo diverso. Per cui Python ci nasconde queste cose, l'utente della classe può scrivere normalmente punto voltage in lettura e in scrittura e vengono gestite da questi due metodi a cui siamo molto abituati arrivando da Java. Tra l'altro questo ci dà una marcia in più, perché se noi definiamo un attributo semplice, pubblico, e poi dopo ci accorgiamo che dobbiamo gestirlo, ci mettiamo un underscore, definiamo queste due cose e tutti gli usi che abbiamo già fatto di questa classe nel resto del codice non si accorgono di niente, non devono modificare nulla. Ok? Questo è un pochino, se vogliamo, la filosofia di Python, no? Ti rendo semplice il caso normale, il caso semplice, ti permetto di gestire anche il caso più complicato, anche se vabbè un pochino si complicherà, dovrei fare un giro un pochino più lungo. Dimmi. No, non posso definire il setter senza definire il getter, perché il setter lo definisco sul nome della variabile.
quindi devo prima creare la proprietà. Se tu proprio non vuoi dare il getter, devi comunque definire questa funzione, lì dentro fai un raise di un'eccezione, un supported operation, e muore lì. Chi ci prova, chiama e si scotta. Quindi il getter va definito, ma non è obbligato a restituire il valore. Puoi restituire none, oppure più correttamente, se non vuoi, se volessi impedire la scrittura, la lettura dell'attributo, fai genera un'eccezione. Vabbè, già che ci siamo, volevo solo terminare la carrellata, no, sui metodi speciali, no, per definire la classe. Avevamo visto il metodo init, chiaramente, che è il nostro costruttore, abbiamo visto i metodi di conversione in stringa, no? Abbiamo un po' sorpreso del fatto che ce ne fossero due, ma poi dopo un po' forse ci siamo convinti che è giusto così, che se ne servono due distinti. Poi ci sono altri metodi, no, classici, ad esempio per implementare, per verificare l'uguaglianza di due oggetti, posso definire, beh, anche in Java definivo equals, qua definisco un metodo che si chiama underscore underscore, sono tutti i metodi d'under, underscore underscore e q underscore underscore. Questo corrisponde a quello che in Java era il metodo equals, cioè un metodo che confronta self con other, cioè e mi dice se devo considerare questa istanza self dell'oggetto equivalente, uguale all'istanza dell'altro oggetto. Poi quando faremo le tabelle di hash vedremo che insieme all'equal ci vuole anche poi la funzione hash che gli va insieme. Questo non cambia nulla a livello concettuale, perché poi è il funzionamento delle strutture dati che lo richiede. Poi c'è un metodo LT less than, minore di, less than, che implementa l'operatore minore, ok? E questo è l'equivalente di quello che in Java si faceva definendo un compare to, no? Oppure un oggetto comparator che avesse il metodo compare, non c'era, sapete, ricordate che c'erano i vari metodi. Questo si fa definendo nella classe un operatore minore. Dopodiché, se Python vede che, allora, se questi due non sono definiti, l'operatore di uguaglianza lavora sull'indirizzo di memoria, quindi sull'identità degli oggetti, che non è quello che normalmente ci serve, e il minore non funziona, no, vi dà errore. Se invece ci sono definiti, lui è abbastanza furbo da combinarli, da usarli per definire anche l'operatore di diverso, l'operatore di minore, di minore uguale, di maggiore uguale, eccetera, eccetera. Ovviamente combinandoli tra di loro con degli and, con dei not. No? Quindi normalmente basta definire questi due, e gli altri se li costruisce lui chiamando questi due e facendo l'ovvio ragionamento che c'è da fare sul risultato dei due. Questi metodi sono carini perché vanno a ridefinire in qualche modo il funzionamento, il significato degli operatori predefiniti. Quindi non devo scrivere punto .equals, non devo scrivere punto .compare to, scrivo uguale e scrivo minore, che ovviamente vengono ribaltati sulla chiamata di questo metodo. Quindi gli operatori predefiniti di confronto sono delle scorciatoie che in realtà dietro le quinte chiamano un metodo. Ma questo avviene sempre. Se tu in Python scrivi 1 minore di 2, in realtà lui va a chiamare il metodo less than dell'oggetto 1, che è un oggetto, pur essendo una costante numerica, abbiamo detto, tutto è un oggetto. Quindi c'è un'unica regola generale che vale sempre. E noi agganciandoci a questa regola generale si basa sui metodi d'under, quindi ridefinendo questi metodi in qualche modo ridefiniamo il significato degli operatori. Ci sono delle librerie Python che fanno proprio questo, no? Ad esempio che ridefiniscono gli operatori minore e maggiore per lavorare su oggetti, su strutture dati più complicate in modo naturale, quindi non dobbiamo impararci nuovi metodi e nomi di metodi per fare il confronto. E poiché lavorano con l'operatore, diciamo, di standard, tutte le strutture dati, che so, se devo mettere in ordine gli elementi di una lista, col metodo sort, il metodo sort chiama l'operatore minore per vedere chi è davanti e chi è dietro. Quindi ridefinisco questo, automaticamente sto definendo qual è il criterio di ordinamento. Oppure se ho un dizionario, un insieme, in cui chiaramente le chiavi devono essere univoche significa metodo equals.
Definendo quello, definisco che in quali casi viene aggiunto un elemento e in quali casi viene sovrascritto l'elemento. No? Si basa tutto su queste piccole cose che è l'oggetto dichiara di se stesso. Ecco, piccole cose, ma non sono poche, perché questo è l'elenco dei metodi dunder predefiniti su tutti gli oggetti, sulla classe object da cui tutti gli oggetti derivano. E vedete che questo giochino qua, che noi abbiamo fatto con l'uguale e col minore, si può fare con la somma, la sottrazione, la moltiplicazione di matrici che si fa con simbolo di chiocciolina, divisione intera, modulo, elevamento potenza, operazioni logiche, no? Tutte queste, tutti gli operatori, tutte le funzioni predefinite di Python in realtà sono implementate con dei metodi dunder sugli oggetti predefiniti. Sugli oggetti custom, cioè le classi che ci creiamo noi, se vogliamo che si possa fare voto 1 più voto 2, che non ha tanto senso, no? Perché sono voti di esami diversi, ma se vogliamo abilitare l'operatore più tra due oggetti di classe voto, basta definire il metodo add. In realtà ci sono due metodi add, c'è un metodo add e un metodo rAdd. Questo perché se tu fai la somma A più B, no? Potresti avere A e B che sono di due classi diverse. Allora lui che cosa fa? Prima va a vedere se l'oggetto A ha un metodo add definito. Se ce l'ha lo chiama e cerca di fare, e gli passa ovviamente come parametro l'oggetto B. Se invece l'oggetto A non avesse un metodo add definito, Python fa un secondo tentativo, va a vedere se l'oggetto B ha un metodo rAdd. R lo potete leggere come right, cioè da destra, oppure reverse, cioè al contrario, okay? Definito. Allora, se ce l'avesse, in quel caso lui va a chiamare il metodo rAdd dell'oggetto B passandogli come parametro l'oggetto A. Sono cose di nicchia, per carità, noi normalmente non ci capita di farlo, è più il lavoro di chi deve creare librerie. Però è utile capire il meccanismo generale in cui posso ridefinire tutti gli operatori sintattici del linguaggio, tutte le funzioni predefinite, quindi valore assoluto, inversione, arrotondamento, floor e ceiling, che sono funzioni predefinite del linguaggio, che in realtà la cui implementazione chiama questa funzione qua col dunder. E poi questa funzione col dunder normalmente è implementata nell'interprete, ma lo possiamo ridefinire, è un punto in cui possiamo andare a personalizzare classe per classe. Ecco, non andiamo a modificare la funzione equal della classe integer, per favore, no? Perché se no ci andiamo poi nei casini, ma per le classi nostre sicuramente si può fare. Vabbè, complex int in float per convertire in intero, convertire in complesso e in float i vari oggetti, e poi c'è il metodo index che viene usato dalle parentesi quadre, no? Quando indicizziamo una lista o un dizionario viene chiamato questo metodo, quindi anche qua possiamo costruirci delle strutture dati più complicate che si indicizzano in modo naturale, in modo, diciamo, sintaticamente naturale, no? Dietro questo meccanismo, che come vi dicevo dopo questa slide non lo usiamo più nel corso, però alcune librerie lo usano, e quindi non ci stupiremo quando vedremo degli operatori tipo la parentesi quadra, poi gli operatori aritmetici usati su oggetti, su tipi di oggetti complicati, perché diciamo, l'implementatore della libreria ha usato queste classi. Ok, questo per quanto riguarda, diciamo così, la costruzione di oggetti. Poi lunedì prossimo andiamo un po' avanti a vedere le proprietà un pochino più elevate, no, della programmazione di oggetti, tipo l'ereditarietà, che anche qua funziona in un modo un po' diverso, no? Posso dire simpatico, ma richiede un po' di tempo per affrontarlo con più calma. Quindi invece oggi volevo invece parlarvi di un argomento più operativo, no? A valle di questo,